An alleged conspiracy to defraud US electors out of their democratic choice. If Mr. Trump loses, he'll find himself ensnared in more legal jeopardy. If he wins, he can instruct the Justice Department to drop the charges. BBC News. Finalmente. 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 Chiazza. E ovviamente finestrini aperti ovunque. Logico, no? Comincia a piovere, molto bene, piove finalmente. Sono a Palazzolo e piove e c'è fresco, ci sono 24 gradi fuori ed è la gioia di vivere. E quell'uccelletto è ancora lì. Uccelletto disgrazia! Uccelletto disgrazia! Solo che adesso mi sto bagnando la lente della telecamera. Con questo clima meraviglioso, noi apriremo questo pacchetto che ci è arrivato dalla Kiwitz. Ci hanno mandato una cosa meravigliosa che mi è estremamente utile, per cui adesso vediamo di cosa si tratta. Si tratta di un plico, un plico contenente un saldatore. Vediamo se il plico contiene qualcosa, però. No, non mi pare che contenga nient'altro. Ah! KETS-02 Intelligent Electric Soldering Iron. A quanto pare questo coso è USB. E lo dobbiamo aprire immediatamente. Molto bene, molto bene. Manualetto di istruzioni in inglese, in tedesco, in francese e in italiano e in spagnolo. Molto bene. Madonna quanto pesa questo coso. Un caricabatterie USB gigantesco, massiccio. Il saldatore e... questo sembrerebbe un pratico coperchio, un pirlo come vedete, un pirlo, e poi abbiamo una scatoletta, che bella la scatola, contenente suppongo accessori. Oggi recensione nel diluvio. Bene. Oh, punte di saldatore. Un kit di punte di saldatore. Molto belle, devo dire molto belle. Un poggia saldatore con spugnetta. E immagino che questo sia il cavetto per la ricarica. Guardate che fancy tutto questo. Il cavo è qualcosa di gigantescamente massiccio,
USB-C, quindi mettiamo tutto qui, USB-C, consapevoli che adesso salterà la luce perché sta piovendo. Ecco, ho collegato. Qui dovremmo montare una punta, cosa che faremo subito. Come sono fatte queste punte? Hanno un doppio contatto e immagino che si ficchino dentro e vediamo se si carica. No, non si carica. Ed ecco che salta la luce, bene. Qua mi stai dicendo ficcagliela la punta. Come si ficca la punta? Ah, ma questo funziona così. Non vede la punta. Quindi non sappiamo come si mette la punta. Ok, vediamo cosa dice il manuale. Bellissimo. Allora bisogna proprio toglierlo tutto. Ok, allora va bene. Bisogna togliere questo. Ok. Ah, ecco, poi bisogna mettere la punta fino in fondo. E la metterò così. Punta a scalpello. Poi bisogna mettere questo, ecco perché non entrava. Ecco, e ora probabilmente la punta è messa. Vediamo un po'. Prenderò dello stagno, la fida pasta salda e niente, accendiamolo. Questa cosa è già caldo. Cioè l'ho appena acceso, ma questa è una velocità pazzesca. . 20 volt, 340 gradi, già pronto. Sono senza parole e per spegnerlo devo solo scollegare praticamente, ma io ci riprovo. Lo faccio raffreddare e ci riprovo. Porcaccia la p***a, ho sentito uno sparo qui. Bene, molto interessante. Qualcosa ha sparato, ma non so cosa. Come si apre sta porco coso? Allora, ho sentito uno schiocco qua, il che non è proprio una bella cosa, perché vediamo se mi è schioppato qualcosa. Ah no, la radio funziona ancora. Qui sono sotto UPS, qua sembra funzionare tutto. Boh, qui si vedono tutti i fulmini, come vedete, queste scariche. Ma torniamo al nostro saldatore. Adesso lo riaccendiamo e lo proviamo subito al volo. Ricolleghiamo. Connesso. Bene. Premere questo tasto. E sono già alla temperatura desiderata praticamente. Esatto. Cioè questo coso ci mette 5 secondi netti. È veramente pazzesco. E mo che dire, prova di saldare. Fantastico. Questa cosa è fantastico. Io meglio di così non saprei. Meraviglioso, posso anche alzare la temperatura un po' di più.
3,50, vediamo. Togliamo di mezzo questo condensatore assiale. All'istante proprio. Poi ha un sacco di funzioni, tra cui settaggi, luminosità del display che non mi interessa, calibrazione della temperatura, temperature, unità di temperatura Celsius o per i debosciati che usano il Fahrenheit, sleep time, va bene perché si spegne da solo, il range è 20 minuti e si può settare da 1 a 20 minuti. Allora, short press the left o right key, vediamo, short, perfetto. Allora, sleep time, in setting mode, devo entrare nel setting mode. Devo tenerli premuti entrambi. Eccomi, setting mode, brightness, calibrate, temperature unit, sleep time, premium, ok, 20 minuti, lo portiamo a 6, 5, 4, 3, 2, io lo porto a 1 minuto di sleep time ed esco tenendo premuto questo. Temperatura, child lock non mi interessa, handheld, cos'è handheld mode? Ah, perché è right handed o left-handed, va bene. Voltage gear, il tipo di tensione con cui lo alimentiamo. In questo caso sto uscendo a 20 volt a quanto pare. Luminosità, calibrazione che non so cos'è, unità di temperatura Celsius. E questo è tutto. Ok, per uscire da questo setting mode. Ok, il tasto questo qua. E come vedete torna subito alla temperatura di lavoro. E io già posso lavorare. Veramente, veramente notevole, mi piace. E io non posso che ringraziare la Kiwiz per avermelo mandato, perché è comodo, ecco, la punta andrebbe girata in modo da poterlo prendere così, ma questo coso si ruota e quindi io posso ruotare lui, e quindi ora che ho messo la punta in questo modo va bene così. La cosa bella è che comunque ho molte punte e sono diverse tra loro, c'è una punta sottile, un'altra punta a scalpello più grande, una punta normale piccolina, una punta svasata e una punta peppe. Quindi abbiamo sei tipi diversi di punte. Devo indagare su come si trovano i ricambi di queste punte. Qui c'è il suo apposito appoggia saldatore. Che dire, perfetto. Ora gli metto un po' d'acqua qui, qua. Ecco, guardiamo insieme il miracolo della spugnetta che si gonfia. Vedete? La spugnetta si è gonfiata e ora posso usarla per pulire la punta. Ecco la spugnetta. Si mette qua, siamo a posto, possiamo pulire. E poi per spegnerlo a sto punto si disconnette e si ripone nell'apposito astuccio. Vi dico, è perfetto. Questo ha due cazzi, l'inserimento è unico, e questo si stringe e lui rimane chiuso. Si gira e si apre. Stringi, rimane chiuso. Fantastico. Certo, non è a batteria, ma una batteria per questo sarebbe veramente grossa. È a filo, ma è veramente comodo. Il filo è in gomma siliconica, incredibilmente morbido. E non sono sicuro che questo riesca a caricare dei dispositivi, ma non penso proprio, perché qua parla di USB fast charge. Forse i cazzi fast charge può caricare, che non so cosa siano, non ho mai provato uno di questi fast charge, però sicuramente lui va qui. Ah, ecco, lui dice 5 volt 3 ampere, 9 volt, 12 volt 3 ampere, 15 volt 3 ampere, 20 volt 3,25 ampere. Quindi è veramente un bestione sto coso. Ah, ma questa è una plasticazzi, questo si può togliere. Ecco, ora ci siamo. Che dire, trovate il link in descrizione
con il codice eventuale, se lo volete prendere c'è un codice di sconto che trovate in descrizione, lo trovo veramente ottimo, questo lo userò veramente tanto. Grazie per aver visto questo video durante la pioggia e mi sa che adesso ci andiamo a fare un giro sotto la pioggia, ma questo sarà oggetto di un prossimo video.